La volta scorsa abbiamo visto come l'apertura del diaframma vada ad influenzare non solo l'esposizione, ma anche la profondità di campo. Se te lo sei perso, ti consiglio di andartelo a vedere. Oggi vediamo cosa sono gli ISO e come influenzano non solo l'esposizione, ma anche un altro fattore della ripresa. Ciao, sono Paolo e oggi vediamo più in dettaglio gli ISO e come vanno a modificare la tua ripresa. Non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici e cercherò di spiegartelo in maniera semplice. Per farlo userò una metafora che credo rappresenti bene il concetto. Prendiamo come esempio quando sei in auto. Stai viaggiando tranquillo quando alla radio passa una canzone che ti piace particolarmente. Siccome guidando ci sono dei rumori di fondo, la strada, il traffico, eccetera, per sentire meglio la canzone ovviamente la cosa che andrai a fare è girare la rotella del volume per aumentarlo. Il concetto si applica abbastanza allo stesso modo alle riprese. Quando c'è poca luce nell'ambiente, possiamo, passami il termine, girare una manopola per aumentare l'esposizione. Questa manopola sono appunto gli ISO. Tecnicamente quello che stiamo facendo non è altro che aumentare la sensibilità del sensore alla luce. Più le alziamo e più sarà sensibile, e questo significa che è richiesta meno luce nell'ambiente per avere una buona esposizione. Viceversa, se c'è molta luce nell'ambiente, possiamo abbassarli al minimo per evitare di sovraesporre la ripresa. Fino a qui sembra tutto semplice. In realtà c'è un rischio, specie se usi videocamere entry level o semi professionali. Il fatto di aumentare gli ISO, infatti, ha delle conseguenze in termini di rumore nell'immagine. Per rumore si intende un disturbo, specie nelle ombre, caratterizzato da un pattern piuttosto fastidioso per chi guarda. Ogni videocamera ha una gestione di questo rumore di fondo a parità di ISO diverso. In alcuni modelli, specie quelli del sensore piccolo, già a valori di ISO medi si inizia a vedere del fastidioso rumore nella ripresa. Per altri, con un sensore più grande o una gestione migliore degli ISO, ad alti valori il risultato è ancora accettabile. Ovviamente la quantità di rumore sopportabile è soggettivo. Per alcune persone già un basso livello di rumore è molto fastidioso. Per altri la soglia è più alta e non hanno problemi ad alzare gli ISO. Quindi, come impostarli? Non esiste una regola, ma solamente delle linee guida, diciamo così. Quello che mi sento di consigliarti è di regolare prima gli altri due parametri, l'apertura del diaframma e la velocità dell'otturatore, e in seguito, come ultima cosa, gli ISO, giusto per assicurarsi che l'esposizione sia corretta. Per darti un'idea, ecco come si comporta una Canon di medio livello nella gestione degli ISO. Come vedi, più li alziamo e più aumenta il rumore. Quanto sia accettabile è soggettivo. Personalmente non salirei mai sopra gli 800. Ultima nota, esistono dei plugin che possono aiutare in post-produzione a ridurre questo rumore e alcuni funzionano piuttosto bene. Il problema è che richiedono molte risorse dal tuo computer, quindi a meno che tu non abbia una macchina molto potente, potresti avere dei problemi nel riprodurre il filmato in tempo reale e dovresti aspettare molto tempo durante l'esportazione di questo. Ne vedremo qualcuno in dettaglio in un prossimo tutorial. Spero di esserti stato utile, come sempre ti consiglio di iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto e visita il mio sito cliccando il link nella descrizione. A presto, ciao!